Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo video e buon venerdì a tutte e a tutti. Allora, oggi per me è il 3 ottobre, siamo a martedì 3 ottobre, io ho appena finito di mangiare, come avete visto, mi sono fatta queste polpette di zucchine ricotta che ho preparato qualche giorno fa, ne avevo preparate un po' tante, quindi le avevo fatte già a cena, ma forse 3-4 giorni fa, e poi le ho congelate le altre, le ho tirate fuori e le ho direttamente cotte in friggitrice ad aria senza farle scongelare. 15 minuti, 13-15 minuti e 190 gradi, 195 dipende un attimino, un po' anche da come le volete brustolite, E poi vicino mi sono fatte le carote con i pomodorini, buonissime, davvero. Inizialmente ho detto ne metto 4 nel piatto, delle altre due le lascio per stasera. Me le ho mangiate tutte. <ride> è vero che comunque è un pranzo abbastanza leggero, cioè molto leggero. Alla fine sono polpette di zucchine con ricotta, quindi sono zucchine ricotta. Ehm, non ricordo cosa ho messo dentro: parmigiano. Forse non ho messo neanche le uova. Forse ho messo solo l'albume. Oh, non mi ricordo. Comunque sono abbastanza leggere. E poi, appunto, le carote ehm, Le ho anche: come si dice? Imbevute nel pan grattato e via. Comunque, buonissime, veramente buone, buone, leggere. E poi mi saziano. Allora, ragazze, se mi seguite da un po'. Comunque, se avete visto gli ultimi video, oggi è il 3 ottobre. Quindi e se mi seguite anche su Instagram sapete che il 3 ottobre per me è una data importante perché oggi finalmente avrò una risposta una, almeno una, una, eh, ho questa visita importante, vediamo come va e vediamo cosa mi dice il mio ginecologo, dai, speriamo bene. E basta, tanto vi avrò già aggiornate su Instagram. Quindi se mi seguite su Instagram sapete già se è andata bene o andata male, e anzi vi ringrazio tantissimo perché ho messo un post stamattina dove vi chiedevo di mandarmi tante energie positive. E come sempre non mi deludete mai, sono veramente contenta di aver esternato il mio desiderio con voi, di aver esternato que insomma, questa cosa che mi assilla da un po' di mesi e mi sento molto meno sola perché poi ho scoperto davvero che sono tantissime le ragazze, le donne... Che sono nella mia stessa situazione o che si sono trovate nella mia stessa situazione. Quindi, questa cosa mi fa sentire molto, molto meno sola. Detto questo, ragazzi, cambiamo argomento così cerco di non pensarci più. Sono le 1:30, e no? 13.43. Cerco di non pensarci più fino alle 5 almeno che ho la visita. Anzi, oggi poi mio papà andrà a prendere Marek a scuola perché Marek esce alle 4 e un quarto. In realtà, ce l'avrei anche fatta avrei preso Marek e sarei arrivata pelo, 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 pelo per fare la visita, ma eh, non mi sembrava il caso di portarmi Marek, <ride> mi sembra proprio una cosa da fare, oddio. Allora, se non avevo altre possibilità, nel senso che i miei non potevano andarla a prendere, l'avrei fatto, vi dico la verità, eh, ma gli estremi, estremi rimedi. Avendo la possibilità che mio papà comunque può finire prima di lavorare, vanno con mia mamma a prendere Marek sentite, ogni tanto bisogna anche chiedere, no? Quindi, niente, il bimbo oggi, il mio bimbo è con i nonni, poi quando avrò finito me lo vado a prendere. E basta. Allora, ragazze, mi sono appena lavati i capelli, i capelli che facevano pietà, sembro un po' un leone della savana, <ride> perché appunto li devo piastrare. Ma a proposito di piastra, volevo farvi vedere una cosa. Allora, mi è arrivata a casa questa piastra, Adesso vi mostro la scatola, eccola qui, allora, questa piastra qua il sito in questione si chiama MyPiastra, è praticamente una piastra senza fili, quindi una piastra portatile che potete utilizzare dove meglio preferite, a lavoro, in pausa pranzo, oppure uscite tardi da lavoro, non ce la fatta ad arrivare a casa per farvi i capelli, ve la portate dietro, è piccolina, adesso ovviamente ve la faccio vedere, è vista anche nella borsa, nello zaino, in qualsiasi volete metterla, ed è ovviamente super comoda, ci sono tanti colori, eh. in realtà c'è verde, rosa e nero sul sito, dopo vi mostro tutto, la mia è verde, verde speranza, me ne serve tanta in questo periodo, quindi vado per verde speranza, ma oh, questo comunque è verde smeraldo, bellissima, molto elegante, come vi dicevo è piccina, quindi potete portarla con voi dove volete ed è pensata appunto per le donne che magari o lavorano fuori casa, non hanno tutto questo tempo per potersi fare i capelli ma vogliono essere sempre in ordine oppure per chi va in palestra o come me magari frequentate alcuni corsi tipo acqua gym che sapete ho smesso per vari motivi dovrei riuscire a riprendere a fine ottobre speriamo bene perché mi piaceva tantissimo Aqua gym quindi eh, per esempio dove vado io ad acqua gym sì ti puoi asciugare i capelli puoi anche portare il tuo fond a casa però appunto devi pagare la corrente, come credo sia giusto che sia. Eh, io non mi porto mai il fondo a casa perché non mi porto 50.000 cose dietro, sono proprio quei asciugacapelli che si trovano lì nel, nelle palestre, o appunto, in questo caso a nuoto acqua gym. E eh, mi asciugo i capelli, poi questo è il risultato anche peggiore solitamente e sembro un leone della savana. Non mi sono mai portata la piastra dietro proprio perché eh, avrei dovuto comunque metterla, attaccarla ad una presa e non puoi stare all'infinito perché ogni tot sono 50 centesimi, anche no. <ride> Invece con questa finalmente potrò portarmi la piastra e uscire da lì più carina, più sistemata con una piega normale ovviamente essendo una piastra potete fare i capelli sia lisci che mossi io non riesco nel senso che non sono mai riuscita a fare un bel mosso con la piastra però oggi voglio mostrarvi che comunque si può fare eh, non ci fate caso perché io proprio sono un po' impedita a fare i capelli mossi con la piastra qualsiasi piastra mi date in mano anche la più professional, <ride> io non già faccio comunque eh, qua fa vedere anche i vari modi di capelli Ecco qua. Allora, adesso vi mostro la piastra, vi spiego anche le sue caratteristiche e poi, oltre a darvi ovviamente il mio codice sconto se vi fa piacere di um, acquistarla, il mio codice sconto è Chiara10, ve lo lascio scritto anche qua, ma poi vi lascio anche tutte le informazioni in infobox. L'infobox lo trovate sotto al titolo, vi basta cliccare e vi esce tutto l'infobox e vi lascio il link diretto alla piastra. Vi mostro anche sempre in questo video come fare ad acquistarla se volete acquistarla e come fare ad inserire il codice sconto, perché non tutti siamo capaci e um, alcune volte quando vi mostro qualcosa mi dite sempre Chiara ma come faccio a comprare, non so dove devo schiacciare ecco adesso vi faccio vedere così almeno mm, lo potete fare tranquillamente in autonomia adesso vi faccio vedere la piastra e andiamo insieme a piastrarci questi capelli che sembrano proprio veramente da pazza a parte devo fare pure una tinta, vabbè lasciamo perdere sono abbinata alle foglie d'acero che ho messo nel uh, soggiorno allora ragazze, questa è la piastra, voi direte, ma che stai facendo? La sto caricando, ora ha finito di caricare e praticamente si carica con il cavetto USB che vi viene dato in dotazione all'interno della scatola e poi la mettete in un qualsiasi, insomma, le prese per il cellulare e la lasciate caricare, ci vorranno più o meno 2-3 ore per la carica completa. Dopodiché, eccola qui, nel mio caso si è già caricata, allora vedete che bello che è questo verde? Verde e dorato, molto chic. Comunque, come vi dicevo, nel mio caso si è già caricata ed è arrivata al 100%. Ora vi faccio vedere: ecco: 50%, 75%, 100% quando è in carica, che sta caricando la vedete illuminarsi e quindi 50 75 fino ad arrivare a 100 ci sono tre tipi di temperatura può arrivare fino a 205 gradi oppure 185 o 165 accenderla è semplicissimo vi basterà cliccare qui su on e off e poi ha anche un sistema di blocco e sblocco così la sbloccate Eccola qua che si è aperta e così la bloccate quando dovete riporla aspettate che con una mano Ok, l'ho chiusa. Ecco qua, adesso la accendiamo. Stacco innanzitutto dalla presa. Allora, dicevo, la accendiamo. Ok, e impostiamo la temperatura desiderata. Nel mio caso 205 ⁇ gradi. Ora lampeggerà fino a quando non sarà arrivata a temperatura. Sono venuta in bagno a farmi i capelli poi ovviamente io li faccio in bagno perché sono a casa. Ma questa è pensata anche quando siete in giro, soprattutto per quando siete in giro. Quindi mi immagino, non so, avete un appuntamento speciale, avete finito di lavorare, non potete tornare a casa a farvi i capelli, ah, ecco qua allora. A me serve più che altro appunto per acqua gym e questi posti qua. Io ho appuntamenti speciali, non ne ho, ecco allora vi faccio vedere. Come il risultato con i capelli belli lisci, lisci, morbidi. Adesso li andiamo appunto a piastrare insieme. Ah, un'altra cosa: questa, volendo, la potete caricare anche in macchina sempre col cavetto USB, esattamente come fate con il cellulare: stessa identica cosa. Per un risultato ottimale, vi consiglio di prendere piccole ciocche di capelli e di non farle a ciocche troppo grandi. Soprattutto, ha una particolarità che mi è piaciuta molto questa piastra: sono questi dentini forma di pettine cioè praticamente all'interno anche un pettinino vedete questi dentini qua che aiutano ad allisciare meglio il capello così non dovrete aiutarvi col pettine è proprio fatta per quando bisogna uscire ecco vi faccio vedere la differenza tra i capelli fatti e il lato di capelli non fatti quindi direi che è veramente una buona piastra e poi ha un ottimo prezzo adesso um, me li sto lisciando tutti Così mi faccio la piega insieme a voi e vi faccio vedere anche come viene ehm, il boccolo, anche se io non sono per niente brava con i boccoli. Mi piacciono un sacco come sono venuti. Ora li pettino, provo a farvi il boccolo. Vi ripeto, io non sono per niente brava a fare i boccoli con la piastra, con nessuna piastra. Questo è il risultato del boccolo. Ovviamente potete farlo su tutta la testa. Sono sul sito di mypiastra.com così come vi ho detto all'inizio inizio video, vi faccio vedere se siete interessate come fare per acquistarla. Allora ve lo faccio vedere soprattutto perché spesso mi chiedete: io non so come devo fare, so dove devo entrare, come faccio una volta che sono sul sito. Quindi per chi magari è meno esperto vi eh, mostro semplicemente come si fa. Allora, io sono andata su www.maipiastra.com, però in realtà, ragazzi, a voi basterà andare sul link che vi lascio qua sotto in descrizione in info box Andate a cliccare qui Piastra VIP senza filo ed eccola qua. Vi mostra le varie opzioni: c'è cioè sia rosa che nera e anche verde. Qui è mostrata quella verde. Allora, qua sotto andate a cliccare, quindi a scegliere il colore. C'è la tendina e vi dà tutte le opzioni di colore. Noi scegliamo la rosa. Ok, una se ne dovete acquistare una, due, tre. E così via in base a quante ne dovete acquistare, poi andiamo qua su aggiungi al carrello: vedete il prezzo è di 49,90. Aggiungiamo al carrello: ecco, io l'avevo già aggiunta prima, quindi adesso vado a toglierne una, ok. Vado al checkout. Ora vi compare questa pagina qui dove dovete andare ad inserire i vostri dati le vostre informazioni: quindi il contatto, email o numero di cellulare, e poi ehm, YouTube. Allora. I dati per la consegna, ecco qua, modalità di spedizione, eccetera, eccetera. Qui invece andate ad inserire la carta. Si può pagare con Visa, per esempio. Inserite il numero di carta, io ho Visa oppure MasterCard. E poi qua sotto, prima di andare ad acquistare, quindi prima di fare Paga ora, andate ad inserire il codice sconto. In questo caso, eccolo qua, Chiara 10. Applica. Ecco qua, allora con il mio sconto, con il mio codice, non con il mio sconto, costa 44,91€, quindi 5€ euro in meno. Ecco qua, e poi una volta fatto tutto andate su paga ora. Ecco qua, vi ho mostrato semplicissimo, quindi nel caso se non riuscite vi basterà guardare quello che ho fatto nel video. Allora ragazzi io adesso mi preparo perché sono praticamente le 4-10, siamo pronti per andare. Non vedo l'ora, non sto nella pelle. Adesso mi faccio un pochino più carina e vado. Ci aggiorniamo fra pochissimo. Io vado. Allora, vi faccio vedere come mi sono vestita, perché alla fine ho tenuto i pantaloni che ho preso da Primark. Sapete quelli là che ero indecisa, quelli beige, se tenerli oppure non tenerli. Li ho tenuti e li ho messi, li ho messi con questa maglia un pochino più corta. Così, sì, si nota che ho la vanzetta, però pazienza, si vede più il particolare del pantalone. Faccio vedere. Allora, faccio vedere. Ho messo il pantalone beige, quello lì che avete visto nel video di Primark. Sì, l'Ol Primark. E sotto ho messo i sandali. Si può vedere anche i sandali. E poi ho messo questa maglietta bianca che è un pochino più corta rispetto a quelle che porto di solito perché così almeno eh, si nota anche di più la particolarità del bottone. Allora, sto pantalone mi segna la mancia, sto panettone. Però, eh, ragazzi, ce l'ho che posso sempre nascondermi. Poi ho seguito i vostri consigli. Mi avete detto, Chiara, devi vestire la tua taglia la 44, ragazzi, è la mia taglia. Non è che sono andata a comprare a 48, è la 44. E, e questa è la mia taglia. ML, eh, che devo fare? Quindi ho preso le maglie in base alla mia taglia. Sì, magari le prendo un pochino più larghe perché voglio nascondere, mi avete consigliato di cercare di nascondere di meno perché eh, secondo voi sto meglio. Quindi adesso fatemi sapere se vi piace. Così. Sono indecisa se cambiare la borsa oppure no. Sto andando dal ginecologo e <ride> mica sto andando a fare una sfilata di moda. Dai, Chiara, torna in te, forza! Andiamo, alla fine l'ho cambiata, eh. Andiamo davvero, che giorno! Sono tornata a casa già da un po'. E finalmente vi aggiorno un pochino Allora la visita è andata bene, tutto a posto, tutto perfettamente nella norma, come ormai da mesi. Il ginecologo mi dice sempre la stessa cosa. Mi ha fatto fare un esame specifico, tre tipi di esami un pochino più specifici. E um, uno di questi è uscito un po', insomma, è uscita un'anomalia. Al okay, che io pensavo fosse questa la causa, quindi non vedevo l'ora di vederlo. Ho detto, boh, questa è la causa. Adesso mi dà la cura, mi curo e accade. No che non c'entra assolutamente niente, ma proprio nulla, e quel piccolo quella piccola cosa alterata che è, che è uscita non è niente, che non c'entra nulla, non è niente con quel percorso che sto facendo, è curabile proprio senza problemi e ha detto ce l'hanno l'80% delle donne. Ok, <ride> quindi non ci siamo, dottore, neanche questa è la causa? No. Ok, niente, quindi in sostanza ragazze, sono contenta che sia tutto a posto e che sia sempre tutto da mesi e mesi perfettamente nella norma, ma intanto qua niente accade. Intanto sono venuta in cabina armadio perché mi voglio mettere il pigiama. Tutte le volte che ne parlo, tutte le volte che poi ci penso, divento triste e non ho voglia, anche se vi dico la verità, sto cominciando un po' a mollare la presa. Perché anche basta, cioè dopo un po' è tanto tempo comunque, quindi Boh, basta. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, quindi più di questo non possiamo fare altro. Non ci resta che attendere ancora e non attenderemo all'infinito, eh, nel senso che ci diamo un termine. Poi, se è destino succede, ragazzi, se non è destino, va bene così. Sto cominciando un po'. A rassegnarmi perché poi per la mia salute mentale devo farlo. Niente, basta. Chiudo parentesi e non voglio neanche annoiarvi con queste cose perché cioè, mm, non mi va. Non mi va di annoiarvi. YouTube per voi è anche un momento di spensieratezza. Poi arrivo io con la mia trustezza, i miei problemi. E non mi va, sinceramente, di rompervi le scatole. Nulla. Eh, quindi, però alla fine io non ho niente, quindi tutto perfettamente a posto. Aspettiamo, teniamo. Voi mandatemi tante, tante energie positive come già state facendo, anzi vi ringrazio perché su Instagram mi avete sommersa di affetto, amore e di energia positiva. Vi ringrazio tanto, siete una community perfetta, davvero. Col cuore ve lo dico, siete. Non lo so, non ho parole. Siete speciali. Siete speciali tutte. Quindi io vi ringrazio. Niente, lo chiudo qui il discorso. Davvero, se no non voglio annoiarvi. Non voglio rattristirmi. Non voglio rattristirvi, Poi cominciamo di nuovo. Piagnistei. No, non è da me. Non mi va assolutamente. Quindi, boh, stop. Quindi niente, ragazze. Vabbè, ora vado a preparare la cena. Mi leggo i capelli perché fa caldo. Ma quando arriva l'autunno? Quando arriva l'autunno? Comunque vado a preparare la cena, ragazze. Non so neanche cosa cucinare stasera. Mi metto l'altra parte del pigiama. E chiudo qui questo video nella speranza che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, comunque ci tenevo ad aggiornarvi mh, nella visita perché eh, ormai vi ho reso partecipi e, e giustamente voi con affetto, però eh, questa non è più solo curiosità la vostra, è proprio affetto e lo percepisco, per la maggior parte delle persone che mi segue è affetto, quindi ci tengo ad aggiornarvi e a dirvi che, comunque è tutto a posto, è tutto nella norma. È sempre tutta nella norma. E attendiamo! Abbiamo fatto tutti gli esami possibili. Perché poi tanto so che qua sotto mi consigliate: fai questo, fai quello, fai quello, fai quello. Abbiamo fatto tutto, tutto, tutto ragazze. È tutto ok, <ride> è tutto ok. Quindi aspettiamo, niente, vi ricordo che se vi fa piacere, qua sotto vi lascio il link della, della piastra e il codice sconto è chiara 10. Un'altra cosa per quanto riguarda la piastra, perché forse ho dimenticato di dirvelo, essendo una piastra, ragazze, che va senza fili, ovviamente non è che potete usarla in eterno, stare 4 ore con i capelli ad allisciarli perché eh, non, è, non va corrente, va eh, ricaricata. Quindi, è come il telefono, dopo un po' si scarica. L'autonomia, mi pare eh, per farsi i capelli è di un 30-35 minuti, comunque una buona autonomia. E, cioè ce l'ho fatta io che ho i capelli lunghissimi. Per cui, niente, lascio tutto qua sotto. Vi mando un bacio grande. Tanto lo so che l'avete capito che ormai sono un po' triste, quindi sto cercando di <ride> divagare, ma tanto ormai mi conoscete. Lo chiudo il video prima che diventa davvero un video di nuovo tristezza. Per favore, va via. Un bacio, ragazze, grazie mille. Ci vediamo lunedì. So che vi ho detto che vi caricavo un video anche il sabato, nel mese di ottobre, però non tutti i sabati, ecco questo sabato non ci riesco, quindi ve lo dico già, non ve l'aspettate il video perché tanto non ci riesco. Ci vediamo lunedì con un bacio e tanti sorrisi, sempre. Ciao followings.